E buongiorno a tutti gamers. Ed eccoci ritornati qui con un altro nuovo video. Quest'oggi siamo qui ancora su Uncharted 4. Ci eravamo lasciati. Fammi parlare a me, perché visto che dopo io entro in Frankenstein mode. Frankenstein che non parlo azione, più, esatto. volevo dirvi: ci eravamo lasciati a Villa Rossi e da Villa Rossi ripartiamo, ragazzi. Allora, ragazzi, ci eravamo esattamente lasciati qua a Villa Rossi. A Villa Rossi, in Italia. In Italia. Benissimo. Hanno detto precisamente dove era ambientato? No, in Italia. Devi fare butti d'alto bordo poi, con l'abito delle grandi occasioni. Ma poi lo diranno esattamente. E ancora nessun segno di allora. Sangue. Beh, c'è ancora tempo. Solo di fare. Ah, praticamente, ragazzi, sembra spieghiamo che il deposito sia nell'edificio dietro la villa. Cioè, hanno messo all'asta quel crocifisso che dobbiamo recuperare e vediamo se andremo a rubarlo. Chissà cosa tengono nascosto lì dentro. Concentriamoci sulla croce di Avery, ok? Non lo so. Non vuoi portare un regalino alla tua signora? Che caro. Non complichiamo tutto. Esatto, complicato. Sarebbe meno complicato se fossimo solo noi due. Sam. Siamo già dentro a quest'ora. Sì, ma correndo rischi. Ma hai pensato a un piano di riserva nel caso Sullivan ci dia buca? No, perché non lo farà. O se viene beccato? Sam. Conosce chi organizza l'asta. Conversa amabilmente con gli invitati, va di sopra, apre la finestra e siamo dentro. È un piano perfetto. Ok, ho capito. Avanti, dillo. E se ruba la croce e se la tiene? No, non lo farebbe mai. Victor Sullivan, parliamo dello stesso Victor. Sì, in passato ha fregato qualcuno, ma non noi. No, non te. Ok, so che tra voi non corre buon sangue. Puoi dirlo forte. Io mi fido di lui, ok? È uno di famiglia. No, ascolta. Ti chiedo solo di fidarti anche tu. Va bene. Verrà ad aiutarci. Prima o poi. Ok, ma ammetterai che non puoi escludere a priori la possibilità che lui... Eccolo. Visto? Fiducia. Non sporcare il vestito. Fratellino. Anzi, no, è più grande. Esatto. Ottimo. Dai, candela. Ci immergiamo nel verde, ragazzi. Guardate il panorama. Che robetta. Chi nasce ladro. Esatto, capitolo 6. Ora guardate un po'. Cioè, il paesaggio è maestoso. Esatto, ve lo faccio vedere da qua. Bellissimo. Ho visto qualcosa. Esatto, devi aggrapparti lì. Che figo! quando si vuole passare dall'altra parte, non è. Cioè, magari, non lo so, magari si buggava tutto e vedevi Nate che entrava nel corpo di suo fratello. Però l'hanno fatto talmente troppo bene. Che cioè, lo fa aggrappare a suo fratello. E, cioè, è veramente eccezionale, ragazzi. Eccezionale. Bene lista. E qua iniziano un po' i nemici. Che bel verde. Guarda i limoni. Ma tu, la nostra finestra. Allora, adesso stiamo passando tra casette e campi, ragazzi. Dobbiamo andare da Sully. Che figo, ragazzi. Ah, proprio diretto. Forza, scendi. Dai, scendi, scimmione. Oh. Figa. Guarda. Guardate anche la sabbia che scende, ragazzi. Io guardo un casino di dettagli. Perché fanno importante il gioco. Vai, guardate, ragazzi, che storia. Faccio vedere un po' il panorama. Guardate che roba, proprio. Bellissimo. Guardate. Perfetto, grazie. Nico. L'ho scritto in italiano. Nathan. Cosa? Ah, oh, giusto. Esatto, belli e eleganti. Tutto bene? Buongiorno. Sì. Proprio ignoranti, ragazzi. Come belli stanno? Tutti. Come eleganti. 400 milioni di dollari. Andiamo. D'accordo, ti seguo. Eccolo Sully. Cioè, vediamo le feste degli avanzi di galera. Sentiamo. Nessuno si lamenta se fumi in casa. Quanto sei invecchiato, quanto vecchia tempo. Quercia. Troppo, ragazzo. Quanto è invecchiato, sai.
Ricordi il mio defunto fratello, vero? Quanto è invecchiato, che mi venga un Victor. Colpo. 15 anni. Mamma mia, come l'hanno fatto bene. È bello vederti vivo. Mm-hmm. Cerchiamo di tenerlo in vita recuperando la croce, eh? Sì, a proposito. Cosa? Che è successo? Venite, vi mostro una cosa. Guardate. Oh, eccolo qua, croce. La croce di Avery. La croce di Avery. L'hanno tirata fuori poco prima che arrivaste. Hanno cambiato l'ordine dei lotti. Serve un sacco di grana per fare una cosa simile. Quanto manca prima che inizi l'asta? 10-15 minuti al massimo. Ci sarà pure un modo per prenderla. L'unico piccolo problema è quel centinaio di testimoni là sotto. Ok, ma basterà un diversivo. Tipo? Tipo, non lo so. Ma deve esserci un modo. Se le guardie ci vedono vicino alla croce... E se non ci vedessero? Ragionate come se non foste mai stati in prigione. Se vuoi fare qualcosa di proibito, aspetti che spengano le luci. Già. Dov'è il quadro elettrico generale? Dobbiamo tutti peggio galeottico. Aerazione, elettricità... Ecco, ah, qua su. Proprio abbiamo preparato la mappa. Basta arrampicarsi e tagliare la corrente. E prendere la croce. Ci sarà un generatore d'emergenza. Questo ci lascia pochi secondi di buio in cui agire. Dovremmo essere vicini alla croce quando saltano le luci. È impossibile avvicinarci senza farci notare. Scusate, signori. Antipasti? Oh, no, grazie. Ciao. Come stai? Ciao. Concentrati. Un cameriere non si nota. Potrebbe andare. Mm-hmm. Funzionerà. Bene. Allora, io arrivo all'interruttore e taglio la corrente. Faccio il cameriere? Sei il ladro migliore. Tu scendi di sotto e tieni d'occhio la croce, ok? Se noti qualcosa di strano, ci avvisi. Ricevuto. Bene. Forza, possiamo farcela. Pronti? Sempre. Forza, seguitemi. Mi piace già. Passiamo dalla cantina. Mission Impossible. Esatto, ragazzi, sembra molto Mission... E lui assomiglia anche abbastanza a Coso. Cazzo, mi piace. Okay, ottimo, ragazzi. Abbiamo preso la chiave per aprire la porta, diciamo... Ragazzi, dobbiamo andare in cucina, che abbiamo dei compiti da fare. Sally deve star lì e a osservare, appunto... Il crocifisso. Sam deve andare invece a prendere le divise da cameriere. Noi dobbiamo andare appunto a spegnere la luce. E quindi adesso bene, appunto avventuriamoci in questa ci avventuriamo in questa missione che è davvero molto 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 figo. Mani in alto. E si avvicina a noi una signora. Ciao, vorrà? Victor. Ciao, Nadine. Secondo me che piacere rivederti. Questa volta ti ho colto di sorpresa. Allora sono lieto non sia una pistola vera. Non ti avrei riconosciuta senza uniforme. Già, sai com'è. A volte per lavoro devo tirare fuori il mio lato femminile. Ti vedo in forma, comunque. Anche tu non sei male. Qui mi sento fuori luogo. Non sai che piacere incontrare qualcuno che parli la mia lingua. Anche se tu sei americano. Per questo prenditela con i miei genitori. Stavo andando al bar. Ti prendo qualcosa? Sì, uno scotch con ghiaccio. Torno subito. Nate? Hai sentito tutto? Sì, furbetto. C'è una ragazza che ti fa la corte. Già, Nadine Ross mi sta offrendo da bere. Nadine Ross? Sbaglio o ha un esercito di mercenari? Ecco, la coastline. Shoreline. Sì, giusto. C'era ruggine tra voi. Chiamiamola ruggine. Per fortuna non sembra portarmi alcun rancore. Io qui sono pronto. Ok. Bene, noi ci siamo, Sally. Tu non cacciarti nei guai. Ci proverò. Sei. Sì, andiamo. Un tipo pistole qua, niente. Dobbiamo scoprire dove fanno pausa cuochi e camerieri. Esatto. Tirarne fuori uno dalla cucina. Quindi adesso stiamo andando in cucina. Sì. La cantina. Un bel impianto elettrico. Ci sarà un'umidità. Non hai una torcia?
Ottimo. Sì, può andare. Ma con lo zippetto. Durante sì, mezzo al vino. È una buona idea farsi accompagnare da un fumatore. Tranne quando bisogna correre. Ah, qua stiamo facendo un labirinto. Bello. Un labirinto con le botti, tipo. Esatto, ma l'ho già risolto, quindi andiamo, ragazzi. Bene, ci siamo. Andiamo. Qui stiamo andando. Dobbiamo andare a. Ecco la cucina, ecco i camerieri. Attenzione. Quello con il parrucchino in quella roba di naso. C'è carenza di camerieri. Portali. Ah, sciacquature dei piatti. Avete sentito, ragazzi, come hanno proprio. Le hanno fatto l'accento italiano proprio. Dai Sam, bravo, ottimo. Allora adesso dobbiamo ancora trovare la cucina. L'abbiamo vista. Ah ok, stiamo andando alla sala. Ok, insomma stiamo cercando un po' di... E Sam e Sullivan non rispondono. Qua c'è scritto cucina, ragazzi, guardate. Cucina, è chiusa. Sully non risponde, noi abbiamo trovato la cucina, però non si apre, quindi... Esatto, magari proviamo su. Esatto. Okay. Vai che solleva. Demo! Ottimo. Ci sei? Oh, si è aperta. Beh dai, non ci prendiamo la divina. Ciao amico! Ma che sta facendo? Ma che sta facendo? Hai sentito? Oddio. Capirai. Ti sveglierai mutante col mal di testa. A me capitava spesso, no? Ok, io ho da fare. E tu hai da fare. Ottimo, dai, lui è a posto, manca solo noi, dobbiamo andare al generatore. Ok, verso la sala del generatore. Sam. Guardate che belle le nuvole, ragazzi. Bellissime. Sta venendo su brutto tempo. Devi andare. Ragazzi, là esattamente. Ottimo. Guarda se c'è. No. Vai. Oddio. No. Nate. Ci credo, l'avete scappato. Basta così, cioè è morto. No. Nate, non c'è più, ragazzi. Siamo rimasti bloccati dentro per un mese. Non basta, e addio. Povero cavallo? A bordo avevamo un sacco di carote. Conosci qualcuno? No, pensavo di sì, ma no. Non mi hai mai presentato il tuo famoso socio, Drake? Il mio ex socio. Ormai è un po' che lavoro solo. Drake... non c'è più. Ah, vale a dire morto? Oh no, diciamo in pensione. Dicono che righi dritto si è sposato. Ah. Beh, allora è come se fosse morto, no? Chi Victor c'è? Sullivan. Ah, quello lì è quello della prigione. Rafe. Rafe. Quanto tempo è passato? 10 anni? 15. 12? 15. Fantastico. Dopo tutti questi anni ci azzuffiamo ancora sulle cianfrusaglie della gente morta. Secondo me questo qua è un ah, sì? Cattivo. Pensavo gestissi l'azienda di famiglia. Ora è la mia azienda. Sì, quello è il lavoro ufficiale. Oh, oh, un lavoretto niente male. Scommetto che potresti comprarti tutto il catalogo dell'asta. Beh, certo. Ma che gusto ci sarebbe? Ultimamente mi interessano solo i pezzi pregiati e la roba grossa. Su cosa dovrei puntare questa sera? Sì, come se avessi i suoi soldi. Ma, detto tra noi, ho visto che hanno invertito i lotti. Ho paura che qualcuno voglia truccare l'asta. Beh, ricordati dove sei. Qui nessuno si è arricchito rigando dritto. Per questo hai bisogno di qualcuno che ti guardi le spalle in un posto così. Beh, mi spiace dovertelo dire, ma ora lavori per un americano. Con? Questa volta siamo soci. Capisco. Wow, una coppia esplosiva.
Tra poco metteremo all'asta il nostro prossimo articolo, un crocifisso di legno intarsiato della collezione. Ecco, non farò il terzo incomodo. Occasione. Divertitevi voi due. Aspetta un po', Sally. Come l'hai scoperta? Cosa? Cosa avrei scoperto, Rafe? Nadine, forse il tuo socio ha esagerato con i Bloody Mary. Basta stronzate, nonno! Non so come tu sia riuscito a entrare, ma se solo pensi di partecipare all'asta della croce di Avery, sappi che ne uscirai in una cassata a morto. Beh, ci siamo capiti. Faccia da merda che ho. È stato un piacere. Nate. 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 Dannazione, ragazzo, dove diavolo sei? Siamo qua. Morti come prima. No, dai, forse si è riuscito a. È riuscito. Lui riesce sempre. Non devi sottovalutarlo, lui riesce sempre. Siamo arrivati. Ufficialmente siamo arrivati. Adesso dovremo andare giù. Lì c'è gente sperando che vada fuori dai coglioni. Allora, non c'è gente, vero? No. No, ottimo. Allora, il generatore dov'è? No, aspetta. Siamo al generatore. Che è lì. Dobbiamo solo arrivare là, chiuso ovviamente. Merda. Ci penso io. Sally, ci siete? Dannazione, ragazzo, dove eri finito? Ce l'ho fatta. Con qualche contrattempo, ma... Se vuoi tagliare la corrente, dovresti farlo ora. Ok, servirà un minuto. Con calma, Sally. Non abbiamo un minuto, Rafe sta per andarsene con la vostra croce. Ci penso io. Aspetta, cosa? Ci pensiamo Rafe. Noi, ragazzi. Rafe è qui. Sì, Rafe è qui. E al momento la sua buttiamo offerta è quella più alta. Beh, tu rilancia. Con cosa? Non me la posso permettere. Sally, la stiamo rubando, ricordi? E se capisce che è un bluff... Non succederà. Siamo a 90.000. Qualcuno offre di più? Dai, Sally, offri. Se non prendiamo la croce, sono un uomo morto. Sì. Ma se faccio l'offerta più alta, moriremo tutti. Sally, ho bisogno di un po' di tempo. Se nessuno offre di più. Fidati di me. 90 e 1. 90 e 2. Ah, al diavolo. Bene, abbiamo un'offerta da 100.000 euro. Grazie. Fatto. Nessuno vuole rilanciare? Abbiamo un'offerta da 110.000. Fatto 30, faccio 31. Questa offerta... Tranquillo, tra un attimo sarai salvo. Noi siamo il less goal della situazione. Esatto. Ok, devo solo rompere il lucchetto. Sì. Con l'offerta del signore abbiamo... Ragazzi, abbiamo trovato un piede di porco? Sì. Vai, 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 veloce, veloce. 180.000. Finalmente ci siamo, veloce. 190.000. Bene, sono all'interruttore. Veloce, Nathan. Sono nato, pronto. Victor? Un secondo. Il signore ci offre 200.000 euro. 500.000. Vediamo di farla finita. Grazie. Bene, l'offerta attuale è 500.000 euro. Il signore desidera rilanciare. Mi stavo quasi preoccupando, Victor. Volevi che ti uccidessi? Ok. Roviniamo la serata a questo stronzo. Nessun altro? 501. Dai, Nate. 502. Dichiaro il lotto venduto per 500.000 euro. Spam! Signore e signori, mantenete la calma. Il generatore d'emergenza si attiverà a momenti. Ottimo. Ce l'ha fatta! Grande, ce l'abbiamo fatta. Adesso però fermatelo. Succederà il casino. State più casino. Così non fate scappare, mi capite? Sparisci. D'accordo. È così semplice, vedi? Cioè. E ragazzi. Dai. Abbiamo finito questo finito questo capitolo a Villa Rossi. Dovremmo scappare, però magari lo facciamo in un altro episodio. Esatto. Abbiamo finito il... Cos'è che siamo al... Sette adesso. Siamo al settimo capitolo, abbiamo finito il 6, che abbiamo fatto il furto. Adesso, ragazzi, dovremmo scappare, però noi vi lasciamo con la suspense, perché sennò non c'è gusto, esatto. Ovviamente. Quindi, ragazzi, grazie mille a tutti per averci seguiti e ciao! Ciao.